Buonasera, siamo con Francesco Luccisano. Ciao Francesco, come va? Ciao, ciao a tutti. Molto bene, Grazie. compatibilmente con la situazione. Eh sì, siamo tutti, diciamo, un po' interessati. Dunque, Francesco ovviamente non ha bisogno di presentazioni perché è ben noto al nostro canale, per cui direi di andare subito nel vivo e fare la domandina delle domande. Sembra che tutti riaprano meno delle scuole. Come la mette chi deve lavorare e anche tenersi i figli a casa? Guarda, sì, purtroppo anche stavolta il dibattito sulla scuola in Italia non è riuscito a prendere il verso giusto. Non siamo usciti dai soliti cliché. Parto dalla mia ossessione, chi segue Liberi Oltre lo sa, noi siamo schiavi di notte prima degli esami. Quando si parla di scuola in Italia si parla di esame di maturità. E infatti tutta la politica oggi e tutti, anche i media, devo dire, oggi si interrogano non tanto su serve aprire la scuola d'estate, cosa succede in fase 2 quando le famiglie torneranno al lavoro e i figli resteranno a casa. No, si interroga su ma l'esame di maturità si fa? E dobbiamo riaprire le scuole per fare l'esame di maturità dal vivo, perché è un rito importante della esperienza di vita di un ragazzo. Ma questo è un tema totalmente laterale, totalmente minoritario e totalmente incommensurabilmente più piccolo rispetto a quello che la scuola sta rappresentando, non riesce a rappresentare in questi mesi. Io però, prima di parlare della questione organizzativa e quindi della questione cosa significa per la fase 2 e per chi deve andare al lavoro? Io farei un punto educativo, perché Assolutamente. altrimenti ci accusano di essere degli biechi utilitaristi che pensano alla scuola solo come la babysitter di Stato che ci permette di andare a fatturare. Non è così e ne parliamo tra un attimo. Però diciamoci un'altra cosa, averle tenute chiuse, aver tenuto chiuse le scuole e continuare a tenerle chiuse fino a settembre almeno, perché questo è quello che per ora stiamo percependo dalle dichiarazioni pubbliche, sarà stato necessario all'inizio, ma dobbiamo sapere che ci espone ed espone il paese a uno tsunami educativo che seguirà sulle competenze dei ragazzi e quindi sulla capacità dei ragazzi di stare al mondo da cittadini consapevoli, da lavoratori capaci e via dicendo. Enorme. Enorme. E non sarà uno tsunami simmetrico, sarà uno tsunami asimmetrico, sarà uno tsunami che colpirà in maniera sproporzionatamente più grande i più deboli, i più poveri e i più vulnerabili. Allora, sicuramente il tema dello smart working, scusate, della scuola a distanza, della scuola in modalità digitale, è assegnato con questa epidemia un passo in avanti enorme. Gli insegnanti hanno rotto gli indugi, le scuole si sono dovute adattare. Benissimo. Però l'Istat ci dice delle cose che non ci possiamo dimenticare. Cioè, che cosa ci dice? La scuola è grande, sono 8 milioni di studenti. Di questi ce ne sono il 12%, 850.000, ripeto, 850.000, che a casa non hanno i dispositivi. 850.000 ragazzi tra i 6 e i 17 anni lo smart school non la possono fare perché non hanno il computer. Di quelli rimanenti che ce l'hanno, il 57% condivide il suo dispositivo o col fratello e la sorella o col papà e la mamma a casa. Metà del 12% di studenti che non ha i dispositivi sta al sud, dove gli apprendimenti invalsi sono i più bassi e quindi dove ti condanno all'impossibilità di mobilità sociale se non riesco a farti fare scuola. E poi sicuramente la scuola a distanza è utile, ma è utile per la scuola, uso i termini vecchi, per la scuola media, per la scuola superiore, ma un bambino di 3, 5, 7, che cosa significa la formazione a distanza per questi bambini? Allora, noi dobbiamo fare i conti prima di tutto con questo. Una cosa molto di sinistra che dico, però la dico sempre, la scuola è l'ultima politica di coesione sociale di un paese avanzato. Rinunciare a far tornare a scuola i ragazzi in condizioni di sicurezza, ovviamente, ma il più presto possibile, significa anzitutto porre un tema di eguaglianza sociale.
E questo non ce lo possiamo, non ce lo possiamo tacere. E poi c'è il tema della scuola nella ripresa. È evidente che la scuola è un mattone essenziale della organizzazione sociale di una società fondata sul lavoro, come ci piacerebbe continuare a essere nonostante il Covid. E allora allora dobbiamo porcelo. Fase 2, per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, la scuola diventa un fattore anche qui di organizzazione. E ovviamente anche in questo caso, se le scuole non riaprono, i più colpiti non saranno i fortunati che hanno la tata, i fortunati che hanno una struttura, ma saranno come sempre i più vulnerabili, che devono andare a lavorare entrambi, che non hanno una struttura di welfare familiare o di welfare più informale intorno, eccetera. Quindi attenzione, perché anche in questo caso siamo in difficoltà. Ma tu dici, allora, ma nel resto d'Europa? Perché poi alla fine, se no passiamo per dei criminali. Allora, è evidente che non c'è una soluzione giusta. Siamo in uncharted waters, quindi non sappiamo esattamente qual è la scelta giusta, quali sono i ritmi giusti per la riapertura. Però quello che possiamo dire è guardare paesi simili ai nostri. I paesi molto simili ai nostri stanno facendo scelte per molti versi diverse. La Francia è quella a cui si guarda meglio. La Francia sta iniziando a riaprire le scuole a partire dalle età più basse, per il duplice motivo educativo e sociale. Sociale, i bambini non possono rimanere a casa da soli. Educativo, i bambini piccoli non possono fare scuola a distanza, hanno bisogno di contatto. Le modalità ci sono e sono tante e bisogna probabilmente andare un po' per esperimento. Io mi chiedo se sia responsabile, e sono sicuro che i decisori della scuola questa cosa la sentono fortemente sulla loro testa, perché ovviamente è una cosa che è chiara, se sia responsabile dire da subito no, non si apre fino a settembre. Faccio un altro paio di chiose, poi se vuoi andiamo ancora più in dettaglio. L'esame di maturità, sì, in qualche modo lo si farà, però quello che davvero sarebbe servito per misurare l'impatto dello tsunami educativo invece è stato sospeso. Tutti i test invalsi non saranno fatti. L'abbiamo detto altre volte, l'anno scorso per la prima volta è stato fatto all'ultimo anno, quindi all'anno che fa anche la maturità, il test invalsi di italiano, matematica e inglese. E per la prima volta è stato fatto completamente computer based, quindi è stato fatto via computer. Perché non farlo anche quest'anno? Perché proprio in questo momento di crisi in cui hai bisogno di tenere il polso della situazione, delle competenze degli studenti per capire cosa sta succedendo, non hai scelto di lasciarti un buco nella valutazione standardizzata? Beh, è un vulnus, certamente. Questo è un vulnus grave. Perché ovviamente, come vediamo anche nella gestione della emergenza pandemica, la prima cosa sono i dati. Noi abbiamo bisogno di vedere che cosa succede agli apprendimenti dei nostri ragazzi per capire come evolversi. E poi c'è un altro tema, e questo qui faccio un po' di pubblicità a un amico che lo merita, Marco Campione, che ha un bellissimo podcast sulla scuola, si chiama Prima la scuola. Io ogni tanto l'ascolto, devo dire, è sempre stuzzicante. Tutti parliamo della possibilità di fare didattica a distanza sulla base del solito cliché di scuola che io chiamo notte prima degli esami di Venditti, quindi sulla base dell'idea che la scuola sia il liceo classico in cui si fanno le lezioni frontali, si studia e poi si va a fare l'esame. Ma la maggior parte delle scuole, anche quelle superiori, sono scuole diverse. Sono gli alberghieri, sono gli istituti professionali, sono i tecnici, sono l'istruzione e formazione professionale, sono dei luoghi in cui la gente, i ragazzi, stanno in una cucina, stanno in un'officina, stanno in un laboratorio di chimica, stanno in fabbrica, stanno sul lavoro. Questo non lo puoi riprodurre con una formazione a distanza. E quindi qui il vulnus si allarga ancora di più. Guarda caso, spesso chi fa questo tipo di scuola fa parte di classi sociali più vulnerabili. Ed ecco che ancora si allarga ulteriormente lo spread di diseguaglianza sociale. E allora parlare di riapertura della scuola non è voler sfruttare la classe insegnante esponendola, per carità, al contagio, ma è
parlare di diseguaglianze, nell'epoca in cui le diseguaglianze colpiranno più dure. Questo tema bisogna porselo, questo tema è importante. Grazie. Una roba al volo, mi è piaciuto molto il riferimento al discorso della disuguaglianza, perché in effetti è una cosa di cui nessuno, se fai caso anche al discorso della scuola, non c'è stato affatto dibattito. L'idea che qualcuno dica no, le scuole non riaprono, le scuole chiudono, non ha battuto ciglio nessuno, cioè sulle fabbriche, sui supermercati, l'orario, e lo sciopero dei lavoratori giustamente esposti ai rischi, qua, qui. Dice, la scuola chiusa, cioè, è forse una percezione, di là magari forse, diciamo, la distorsione, il bias, che come, quelli che discutono o fanno parte del dibattito politico, hanno in testa il liceo più che il professionale, e diciamo comunque quelli che parlano sono un po' un'elite fortunata, perché magari gli altri hanno altro a cui pensare, non lo so, ti lancio la palla. E la domanda, ma effettivamente nessuno, voglio dire, si è posto questo, cioè io non so, magari tu conosci meglio la materia, un dibattito sulle idee che effettivamente, cioè, c'è un danno agli studenti, c'è un danno alle famiglie, questa cosa sembra passata assolutamente fuori, cioè c'è più focus su apriremo le spiagge, ci saranno, giustamente dove c'è qualcuno che magari deve lavorare che rimane chiuso, e la cosa qui inosservata, tu che idea ti sei fatto? È la sindrome di Venditti, è sempre quella. Non abbiamo una opinione pubblica addestrata a parlare di istruzione come di un asset strategico, ma solo come di un bel ricordo di quando eravamo giovani, avevamo 18 anni, avevo tanta ansia, ma poi ho fatto l'esame ed è stata una bella esperienza. Poi ovviamente quando uno aveva 18 anni era più fisicamente prestante, si ricorda tanti i primi baci, e quindi è chiaro che pensare alla scuola così è la maniera più epidermicamente più semplice. Non abbiamo l'idea che questo è un asset competitivo, non ci ricordiamo che le democrazie che funzionano meglio sono quelle con sistemi educativi migliori. Non parlo di economie, parlo di democrazie che funzionano meglio, sono quelle con i sistemi educativi migliori, perché i cittadini sono più consapevoli, partecipano in maniera più strutturata alla vita democratica. Non sappiamo, ma non ci ricordiamo, che l'investimento che a lungo termine paga di più in termini di competitività di un paese è quello in educazione. Noi ci sforziamo continuamente di dirlo, ma insomma, poi spesso ti ritorna indietro, come dire, che stai trasformando la scuola in uno strumento economico, no? E quindi non abbiamo una preparazione, bisogna lavorare. Essenzialmente è colpa nostra, non abbiamo saputo imporre un dibattito differente. Poi, se no non faccio la mia parte di cattivo fino in fondo, io dico un'altra cosa. Nei momenti difficili il paese ti guarda, e quando saranno passati i momenti difficili tutti ci ricorderemo di quanto ciascuno ha dato in questo momento. Ci ricorderemo dei medici che si sono immolati, ci ricorderemo degli operatori della logistica, ci ricorderemo degli insegnanti che si sono dati da fare per fare la didattica a distanza quando magari invece non erano ancora pronti, non avevano gli strumenti, eccetera. Ecco, probabilmente la scuola adesso deve fare il passo successivo. Non siamo nella normalità, non siamo nella normalità, ed è evidente che bisogna dare qualcosa in più. Io penso che se la scuola tutta, quindi anche gli insegnanti, anche i sindacati degli insegnanti, tutelando in pieno la salute, ma fossero pronti a prendersi degli impegni importanti verso i cittadini, verso le famiglie e in ultima analisi verso i ragazzi, beh, questa sarebbe una cosa che rimarrebbe segnata nella storia della scuola italiana. E vedi, noi parliamo spesso di quanto la reputazione dell'insegnante è crollata negli ultimi anni, l'insegnante non se lo fila più nessuno, è un lavoro che non ha più quel valore sociale di una volta, anche qui sempre il ricordo dei bei tempi passati. Ecco, io credo che questo sia il momento in cui ricominciare a costruire la reputazione sociale dell'insegnante. Che cosa faranno le scuole nella fase 2, nella fase 3? Che cosa faranno le scuole durante la gestione dell'epidemia? Quanto si saranno messi a disposizione? Quanto avranno dato risposte ai più vulnerabili e ai più deboli? Pensate ai disabili che non possono andare a scuola e non possono fare educazione a distanza. Pensate quanto sia importante dare delle risposte a questi qua. Questa è quello che fa
davvero la differenza. Dopodiché non è che noi dobbiamo riaprire le scuole e tenerle aperte per sempre. Noi lo sappiamo che la fase 2, sia per le fabbriche, che per le aziende, che per le scuole, che per gli uffici pubblici, che per i negozi, sarà una storia di riaprire, ma sarà anche una storia di richiudere quando sarà necessario. E quindi sarà una storia di monitorare. E qui voglio dire un'ultima cosa o un'altra cosa, poi vediamo quando ci annoiamo. Bisogna cominciare a far passare il principio che luoghi come scuole, luoghi di lavoro organizzati, fabbriche, grandi uffici, possono essere, se ci dotiamo dei dispositivi di protezione e di quelli di diagnostica, non dei luoghi pericolosi, ma dei luoghi di diffusione di salute. Perché io penso a un luogo di a una fabbrica. In una fabbrica tu entri a un certo orario, puoi essere misurato, puoi essere controllato, ti vengono date dei dispositivi se stai a una certa distanza e via dicendo. Cose che a casa o al supermercato non funzionano, non succedono. Lo dico perché? Perché è evidente che se devi tornare a scuola, sugli insegnanti devono esserci dei controlli molto stringenti, molto forti, via dicendo. Ma bisogna far passare il principio che tornare in quei luoghi pubblici può essere un luogo, una occasione di maggior controllo, maggior salute, non minore. E poi ovviamente si possono fare turni, si possono usare i cortili fuori, che invece una volta si usano spesso per parcheggio delle auto di chi ci lavora. Si possono far andare i ragazzi per metà del tempo in modo da avere più distanziamento sociale, fare metà formazione a distanza e metà formazione in presenza. L'immaginazione certamente non ci manca come italiani, quindi sicuramente le soluzioni ci sono. Ok, e provando un po' adesso magari ad andare alla parte un po' più, l'analisi impietosa l'abbiamo fatta come è sempre il solito, volendo costruire un po', secondo te, prima di andare alla parte un po' magari propositiva, secondo te, visto che in tutti i settori si parla di accelerazione di un meccanismo di transizione, magari delle cose che avrebbero richiesto n anni per realizzarsi vengono accelerate perché siamo costretti, non so, servizi finanziari, commercio online, sembra che queste cose, voglio dire, lo shock possa avere qualcosa di duraturo. Nella tua percezione, per quanto riguarda la formazione e la scuola, possiamo immaginarci qualche cosa del genere? O se per magia alla fine dell'anno arriva il vaccino, l'anno prossimo la scuola ritorna all'800? Guarda, anche qui dipende da noi nel senso da noi come paese, no? Certamente il fatto di aver sperimentato dei momenti a distanza ci ha fatto capire quanto sia importante il momento trasmissivo delle competenze, che tutto sommato per tanti versi può essere fatto con pochi adattamenti attraverso la formazione a distanza, no? La lezione la riproduco direttamente. Però ci ha fatto capire quanto è più difficile, quanto è importante il momento di interazione, il momento di lavoro insieme, il momento di test, il momento di esperimento che invece la scuola mantiene. Io onestamente sono molto scettico sul fatto che l'insegnamento, che il momento dell'educazione possa perdere la sua dimensione fisica. Io penso che la scuola sia l'edificio pubblico dove un cittadino passa più tempo nella sua vita e penso che sia giusto che rimanga così. In questo senso però bisogna adattarsi e prepararsi a fare... Ecco, forse sarà interessante vedere come ci adatteremo a questa fase intermedia, cioè se la scuola saprà cogliere questi momenti intermedi. Faccio l'esempio della Francia, in cui si stanno organizzando per esempio a fare 2 giorni in classe e 2 giorni a casa. E quindi si cominceranno a sperimentare modalità per cui tu fai una parte di trasmissione delle competenze per via digitale e poi quando sei insieme dal vivo fai test, prove, esperimenti, discussione, dibattito. Ecco, questo può aiutare la scuola italiana a superare quella sindrome, gentiliana, quella della trasmissione unidirezionale per cui siamo un paese per molti versi molto preparato sulle conoscenze, ma ancora molto carente sulle competenze soft. Poi non voglio poi entrare in questo,
abbiamo detto mille volte. Però certamente, ecco, sfruttare questa ambivalenza tra presenza e assenza nella fase intermedia, chissà che magari fra un anno non ci torni utile per capire che quando sei in presenza devi fare cose completamente diverse. E quindi questo qui è sicuramente un tema. Però ricordiamocelo che io credo che questo vada mantenuto come valore. La scuola è un posto, è un luogo. E i luoghi hanno il valore intrinseco di far incontrare le persone. E questa è una roba che ci manca enormemente in questo periodo di quarantena ed è giusto che andiamo a riconquistarcelo quando sta quarantena finisce. Quindi, insomma, vediamo. Magari diciamo forse il lato più costruttivo, ne parlavo anche con Francesco Seghezzi sul lavoro, lui diceva giustamente lo smart working non è faccio esattamente la stessa cosa, mi timbro il cartellino a casa, certo. In realtà è far evolvere i processi anche organizzativi in maniera da avere il beneficio della possibilità della distanza, ma tutto sommato cambiare il modo in cui si lavora. Quindi giustamente come dicevi tu, se si riuscisse a fare in modo magari di vivere l'edificio fisico della scuola in maniera differente grazie alle esperienze, per cui che ne so, magari effettivamente o la mattina io sono a scuola, però magari il pomeriggio mi posso ricollegare piuttosto che, non so, certo, cercando di allungare gli orari, insomma fare qualcosa di diverso, non la semplice, certo, distanza, no? Ma guarda, lo sai, no? Il tema, per dire, alternanza scuola-lavoro, laboratori, laboratorialità è un tema molto importante. Bisogna usarlo in questo senso. La scuola diventa un perno, un pivot di un'interazione che tra l'altro si può prolungare anche dopo gli orari. Ecco, c'è anche un tema di superamento degli orari, che adesso sarà probabilmente obbligato, perché bisognerà spalmare, per avere meno persone in classe bisognerà spalmarlo su più ore. Ma poi il fatto che la scuola sia aperta ad esempio d'estate, magari non per fare le attività curricolari, ma per fare altro, è una cosa che abbiamo in canna da anni e che non siamo ancora riusciti a realizzare completamente. Io mi ricordo questo, mi pare sia Outlier, sul libro molto, molto carino che leggevo, mi pare fosse la storia proprio di Bill Gates o di qualcun altro, adesso non ricordo, c'era uno dei geni dell'informatica, disse il trucco fu che il laboratorio con il computer della scuola superiore in cui lui studiava lo lasciavano aperto negli orari extra e lo lasciavano utilizzabile a chi volesse per fare quello che voleva, ed è lì che ha iniziato a fare questo, probabilmente non era Bill Gates, non mi ricordo, ma l'idea che la scuola sia un punto di accesso anche di questo e che non sia soltanto didattica frontale ma sia anche un luogo dove ci si confronta, ci si trova, eccetera, è importante per la questione diseguaglianza di cui qualche minuto fa, ma è importante anche per la questione opportunità e per come cambia il modo di apprendere e di confrontarsi, assolutamente. Fantastico, guarda, secondo me diciamo il sasso che ci voleva in questo momento l'abbiamo lanciato, tra l'altro magari se vuoi più avanti, se c'è qualche novità interessante ci facciamo un update, magari per ora allo stato diciamo, sembra che le scuole non riaprano e quindi va capito, anche se ci resta la speranza che sarebbe, voglio dire, soprattutto per un po' per recuperare il tempo perduto, un po' con quest'idea della mobilità ridotta, se ci fosse qualche apertura straordinaria, anche parziale, nei mesi estivi, secondo me sarebbe una bella cosa, diciamo, magari da inseguire. Non so quanto probabile. Vediamo, ovviamente rispettando, ripetiamolo sempre, rispettando la sicurezza di tutti, ma sarebbe veramente il primo passo di un recupero del ruolo sociale della scuola, sarebbe un atto di ordinario eroismo della scuola che magari comincia, che darebbe un cambio a molte delle cose che ci diciamo, chissà. Assolutamente, guarda, mi piace anche che dopo insomma un po' il sasso abbiamo anche, se vuoi, voltato verso un lato costruttivo, non so se vuoi fare qualche due parole finali di chiusa anche su questo discorso magari un po' prospettico, anche d'auspicio, cioè non ho detto che le cose debbano andare come vogliamo perché poi sappiamo che ci possiamo auspicare, possiamo suggerire, però poi insomma la realtà va anche un po' dove va, se vuoi... Guarda, io sono enormemente, sono, sono,
un po' di scaramanzia, insomma, teniamoci, tra l'altro sono anche tutta la mia famiglia a Bergamo, quindi guardiamo con grande apprensione agli sviluppi, ed è evidente che la prima considerazione è sanitaria. Stabiliamo il modo migliore di rientrare. Il mio auspicio è che a settembre ci potremo dire: guarda che grande aiuto gli insegnanti hanno dato alle famiglie e agli studenti, perché nel momento in cui il paese si è tirato su le maniche e con grande timore ha fatto capolino e ha iniziato a uscire, a fianco dei lavoratori, dei genitori e dei ragazzi c'erano gli insegnanti, il personale ATA, il personale amministrativo, che ha iniziato anche prima del dovuto a darsi da fare. Però come lo dobbiamo, c'è ovviamente la task force anche lì, anche il MIUR che deve definirlo, insomma, la scuola ci insegna anche che non esiste la scienza, insomma, che non esiste la soluzione giusta. Io penso che si possa anche prendere del tempo per sperimentare, provare, sbagliare. L'Italia sta subendo il virus in maniera molto differenziata, probabilmente anche le risposte possono essere differenziate. Si può iniziare con un'intensità di ritorno in classe differenziata a seconda del rischio, differenziata a seconda di quanto le famiglie abbiano, per esempio, i nonni a casa. Ci sono tante considerazioni da fare. L'unica cosa che non ci possiamo permettere è l'immobilismo, perché abbiamo visto che in situazioni di pandemia stare fermi e non decidere è quello che ti condanna alla morte, dapprima sanitaria e poi anche economica. Fantastico, grazie mille. Dai, chissà che come auspicio positivo, insomma, il paese che si è inventato le maschere da sub trasferite alla terapia intensiva, gli interruttori stampati con le stampate 3D, insomma, magari può darsi che ci venga fuori qualche bella soluzione creativa anche sul piano formativo. Abbiamo parchi bellissimi, abbiamo città straordinarie, non bisogna stare per forza in classe, l'estate italiana è bella anche per questo. Dai, allora lanciamo la proposta delle lezioni estive all'aperto e a distanza, così rispettiamo la sicurezza e no? È così, va benissimo, perfetto. Fantastico. Grazie mille Francesco, buona serata. Grazie a tutti. Ciao.